Sindaco Leo Castiglione, giornata importante per Ortona e il suo porto. Giornata importante per l'Abruzzo, direi, perché con questo investimento del Master Plan finalmente si completa uno scalo importante, lo scalo regionale, lo scalo commerciale di rilevanza nazionale e quindi con notevoli prospettive per sviluppare l'economia e quindi traffici commerciali che con una ricaduta su tutto il territorio, quindi non solo sulla costa, sul mare, ma soprattutto sulla terraferma. È importante il ruolo dell'ente comunale e anche della regione. Certamente, è importante il lavoro di squadra, è un lavoro in sinergia perché anche il governo sarà interessato con le varie procedure, con la via, quindi bisogna contingentare i tempi, bisogna correre, bisogna recuperare il tempo perduto e noi siamo qui oggi proprio a lanciare un messaggio positivo, una best practice della politica che molto spesso purtroppo non avviene. Ecco, oggi mi sento di dire che alle tante parole, ai tanti articoli sui giornali, stanno seguendo i fatti e oggi mettiamo il primo mattone. Questo per concludere conferma che questi interventi erano molto attesi. Sì, sono molto attesi insieme al dragaggio, insieme alla palancatura della banchina di Riva, insomma sono opere di cui il porto di Ortona necessita, altrimenti non ci sarà mai sviluppo. Assessore Moro Febbo, al via una serie di interventi per il potenziamento del porto di Ortona. Di che cosa si tratta e qual è il ruolo della Regione? Finalmente siamo arrivati ad un passaggio importante, quello dell'aggiudicazione dell'idea progetto e quindi lo studio ingegneristico che avrà 2 mesi per presentare il progetto definitivo. Oggi abbiamo già un progetto di massima importante e poi subito dopo abbiamo necessità delle autorizzazioni nazionali e per arrivare entro il 31 dicembre 2021 ad aggiudicare la gara. Parliamo di un investimento complessivo di 50 milioni di euro, 9 milioni e mezzo di dragaggio e lavori sull'allungamento del Molo Nord di oltre 40 milioni. Questo peraltro cade in un momento importante, cioè nel momento in cui è stato firmato il decreto per la ZES, quindi Ortona diventa nuovamente centrale sull'economia economica della regione Abruzzo e quindi credo che oggi sia una bella giornata per Ortona. Sì, appunto, anche perché questi interventi erano molto attesi da tempo. Sì, assolutamente, insomma, credo che con questi interventi riusciamo a bilanciare un intero territorio, soprattutto a dare quel ruolo che merita la prima infrastruttura d'Abruzzo, che è questo porto che per anni purtroppo non ha avuto quell'attenzione che magari si poteva avere, considerando che si trova in una zona centrale rispetto a tutto un sistema industriale come quello della Val di Sangro che ha necessità di uno sfogo. Presidente Marco Marsiglio, un progetto che finalmente vede la luce, anche e soprattutto grazie al supporto della Regione. Sì, perché è uno dei tanti progetti che abbiamo trovato incagliato dentro un'azienda, l'ARAP, a cui era stato affidato, ma non era stata messa nelle condizioni di avere né le risorse finanziarie per attivare le progettazioni, né le risorse tecniche capaci di farlo. Il lavoro di questo anno è stato quello di mettere in condizione ARAP di poter davvero portare avanti la progettazione dei porti di Ortona e di Pescara, che gli è stata affidata come stazione appaltante. E oggi abbiamo dimostrato che questo lavoro produce risultati, abbiamo descritto il complesso lavoro tecnico di progettazione che è stato predisposto e che ci consente entro breve di andare al Ministero dell'Ambiente a chiedere la procedura di VIA per concludere tutta la fase autorizzatoria e passare entro pochi mesi alla fase di appalto e quindi di apertura dei cantieri. Questo intervento in qualche modo si lega all'alta velocità? Il porto di Ortona deve diventare ed è il punto di riferimento principale dei commerci e dei traffici internazionali oltre che nazionali e naturalmente questo porto per funzionare deve avere una stretta connessione con il resto della rete ferroviaria, stradale e autostradale e quindi il progetto di alta velocità e di potenziamento del trasporto ferroviario si sposa perfettamente con il potenziamento del porto. L'uno si completa e si regge insieme all'altro. Ultima davvero, in mattinata visita anche a Caldari, area molto colpita dal Covid. Sì, andremo a visitare questo territorio come ho fatto in altre zone rosse, per le quali peraltro ho presentato e fatto presentare in Parlamento un emendamento per chiedere che il governo stanzi fondi al ristoro dei danni e delle perdite subite in zone che hanno avuto
al di là del resto dell'Italia che è rimasta tutta bloccata, le zone rosse hanno avuto ulteriori restringimenti alle attività e quindi ulteriori danni economici e costi per le amministrazioni. Nel decreto rilancio purtroppo sono previsti soldi soltanto per le zone rosse della Lombardia che vennero costituite dal governo, non è previsto un euro per le zone rosse costituite dalle regioni, che sono molte in tutte le regioni. Ecco, la nostra richiesta è quella di prevedere che non esistano zone rosse di serie A o di serie B, perché le regole e i restringimenti, le privazioni che hanno subito i cittadini delle zone rosse sono le stesse, sono identici, sia che l'abbia costituita un'ordinanza di un presidente della regione, sia che sia stata costituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.